C'è un'Italia che vive fuori dai propri confini. Un'altra Italia, che grazie al sacrificio di chi ha lasciato la propria terra, ha costruito nuovi mondi senza tradire le proprie origini. La storia di questa Italia è custodita nelle stanze dei musei che raccolgono la memoria di quegli uomini e quelle donne. È un viaggio tra le valigie e i ricordi di milioni di persone, partite avendo in tasca solo la speranza di una vita migliore. Mi immagino mamma in quel momento partendo con 12 anni, con mia nonna, con la famiglia, partendo per il Brasile. Vedi dei visi simili a tutti quelli che tu vedi in foto dalla tua casa. I bagagli dei miei nonni, no? La casa mia in Argentina o qualcosa simile, no? A tutto questo. Questo viaggio è iniziato più di 150 anni fa. Il Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana sorge nel cuore di Roma, nel complesso del Vittoriano. Il Museo dell'Emigrazione Italiana è stato inaugurato nel 2009 dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano in vista delle celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia. E mi fa piacere ricordare che dal 1901 al Ministero degli Esteri esiste un commissariato per l'emigrazione prima, una direzione generale per gli italiani all'estero adesso, che segue l'emigrazione. Il museo è nato come un tributo doveroso, necessario, verso un fenomeno che è stato imponente e che da fine 800, diciamo dal 1876 sono iniziate le grandi ondate migratorie, fino ad ora ancora, evidentemente in modalità diverse, ha coinvolto milioni di italiani. Il museo accompagna il visitatore con un materiale molto ampio, oggetti che accompagnavano i nostri emigrati in questo allontanarsi dal nostro paese. Negli anni successivi all'Unità d'Italia, tutto cambia. L'Italia non è ancora un paese, le guerre del Risorgimento hanno messo in ginocchio il Sud. Chi può, se ne va. Chi rimane vive spesso in condizioni disperate. 70 anni più tardi, spedito dal fascismo al confino in Basilicata, lo scrittore Carlo Levi, autore di Cristo si è fermato a Eboli, racconta così quello che ha visto al suo arrivo. Mi trovai delle condizioni non migliori di quelle che potessero essere nel periodo borbonico. Quando vedevo risalire le donne che portavano un sacco di grano sul capo e seppi poi che ricevevano una lira, alla fine della giornata, mi resi conto di come fosse inumana la loro condizione. Non c'erano che due soluzioni a una condizione umana così impossibile, così dura: essere cioè o brigante o emigrante. Un viaggio che per tutti inizia da una dolorosa necessità e per molti è un salto nell'ignoto. Questi portavano un sacchetto con un po' di biancheria, senza forse mancano una lira in tasca o con qualche lira in tasca, e non sapevano dove andavano. Sapevano che dovevano stare 12 giorni in mare su una grande nave, ma non sapevano che cosa era. Analfabeti, attratti da guide, cartoline e dépliants, gli emigranti viaggiano in condizioni precarie e sono bersaglio per inganni e raggiri. A raccontarlo è un siciliano d'eccezione, lo scrittore Leonardo Sciascia. Comunque la storia dell'emigrazione è molto amara. Pare che li buttassero addirittura a mare durante il viaggio questi emigranti clandestini, perché non potevano farle sbarcare. Appunto, la truffa veniva conclusa nel modo più tragico. È una cosa che si è sempre detta in Sicilia, no? Anche indicando determinate persone, quel tale si è arricchito buttando a mare gli emigranti, insomma. È qui, dal porto di Napoli, che prendono il via le prime partenze per l'ignoto. Partiamo dal porto di Napoli, del molo dove c'era quel famoso palazzo chiamato Amoclatella, dove c'era una commissione medica.
c'erano dei momenti che sono dei momenti emozionanti. Un gomitolo di filo di lana che si buttava dalla barca della nave a terra, dove i parenti pigliavano quella cima del filo e la tenevano fino a quando la nave si andava allontanando e il gomitolo si faceva, perché chi emigrava non si dimenticasse di chi lasciava, del parente, dei familiari. Per gli armatori e le compagnie di navigazione l'emigrazione diventa ben presto un affare. Dal 2011 il Museo del Mare di Genova ospita una sezione interamente dedicata all'emigrazione italiana. Perché costruire un museo dell'emigrazione a Genova? Molti sono le città italiane che hanno avuto delle cifre migratorie ben più alte, ma in realtà c'è una cosa che abbiamo potuto scoprire attraverso la rilettura del fenomeno della migrazione, e cioè come proprio a Genova ci sia stato il cervello italiano dell'emigrazione, rappresentato da una classe armatoriale che tra l'Unità d'Italia e la fine dell'Ottocento ha praticamente diretto, controllato e vorrei dire immaginato il percorso migratorio degli italiani. E proprio da questi moli sono partiti molti dei milioni degli italiani che sono andati all'estero. Abbiamo tentato attraverso dei mezzi piuttosto semplici come quello di un passaporto o di un biglietto di viaggio di dare un'identità al nostro visitatore, un'identità vera di un emigrante vissuto a cavallo della grande emigrazione, storie note come possono essere quella di Rodolfo Valentino o di Nicola Sacco e storie di tanti ignoti del grande esercito dell'emigrazione italiana. C'è così la giornata, capito? Cioè devo stare da solo. Senti, io ti dirò che sono proprio contento. Sono contento che gente come te va fuori dall'Italia. Sì, sì, sì. Meno gente come te resta, socialisti, sovversivi, sindacalisti. Qui è meglio è. Senti, tra un'ora parti con il re Umberto. Lì. Gli emigranti vengono ammassati nelle stive, spesso costretti a viaggiare in condizioni disumane. Chi riesce ad arrivare a destinazione può già ritenersi fortunato. Ci raccontavano un mucchio di storie che quando arrivavano li avrebbero mandati qui, li avrebbero mandati là per portarsi via quei quattro soldi. Poi quando arrivavano non trovavano più nessuno sulla banchina. E fino a Gibilterra è andato tutto bene. Dopo da Gibilterra questa nave che si chiamava Europa Vecchia, che era l'ultimo viaggio che faceva, si è messa così. E allora ci hanno mucchiati tutti dall'altra parte, i marinieri non andare a fondo. Per molti la mitica terra da raggiungere è l'America. A partire non sono solo i lavoratori disperati in cerca di salario, ma anche intellettuali attratti da un nuovo mondo che appare fantastico e pieno di promesse. Così lo scrittore regista Mario Soldati ricorda il suo viaggio. I miei compagni erano di viaggio, erano degli emigranti italiani, al loro primo ritorno in Italia e al loro primo ritorno in America. Gli emigranti c'erano, sì, quelli che andavano in America, cioè per la prima volta, e quelli che dormivano nelle camerate, non nelle cabine. Erano ancora gli emigranti quelli che si vedono nel film di Charlone Emigrante, cioè quelli con i fagotti, quelli che stanno accovacciati per terra, quelli che stanno a prua. Thank you.
e poi li ho rivisti allo sbarco. E allora lì veramente si vede i cittadini americani che vanno per conto loro da parte italiana e poi gli italiani divisi in due, gli italiani del nord andavano per conto loro da una parte e gli italiani del sud da un'altra parte. Ellis Island, un isolotto della baia di New York. È qui che vengono trattenuti gli immigrati appena sbarcati. È in queste stanze che devono restare in quarantena per essere sottoposti a controlli e visite sanitarie, prima che gli ispettori del governo americano decidano se ammetterli negli Stati Uniti o rimandarli a casa. È sempre qui che durante la Seconda Guerra Mondiale vengono detenuti i cittadini giapponesi, italiani e tedeschi. Ellis Island verrà chiusa il 12 novembre 1954, quando il servizio immigrazione sposta i propri uffici a Manhattan. Restaurato parzialmente negli anni Ottanta e dichiarato monumento nazionale, dal 10 settembre 1990 ospita il Museo dell'Immigrazione. Si dice che tra 1892, quando è stato aperto questo centro, 37 milioni di persone sono passate per queste aule. Ma tanti italiani, tanti. È difficile dire quanti, perché quando hanno chiuso la migrazione negli anni 20, erano restati in America più di 5 milioni. E erano molto di più, perché quasi metà di loro sono tornati indietro, non per motivi di malattia, ma solo perché sono venuti per guadagnare un po' di spiccioli e dopo sono tornati indietro. Tanti di loro sono venuti parecchie volte. Mio bisnonno è venuto tre volte e tornato indietro dall'Abruzzo. Il traffico era più grande, molto più grande che il resto. Alla fine si diceva che 1910 New York era la seconda città italiana per popolazione nel mondo, solo dopo Napoli. Agli inizi del Novecento a New York centinaia di migliaia di italiani vivono ammassati in abitazioni fatiscenti dalle condizioni igieniche paurosamente arretrate. Quelli che non sono diventati matti o delinquenti erano degli eroi. La vita dell'immigrato nei primi anni abbandonato dal governo italiano e senza la protezione del governo americano fu tremenda. Il mito americano si fonda anche sull'espressione della forza. Essere più forti diventa spesso necessario per sopravvivere. Grandi pugili di origini italiane come Primo Carnera e Rocky Graziano diventano ben presto l'idolo degli emigrati italiani perché riscattano a suon di pugni le tante umiliazioni subite. Io e lui morivamo di fame, parlo di tanti anni fa. E fu questo che ci portò sul ring. A quell'epoca i ring d'America erano pieni di italiani. Oggi vanno sul ring i negri, gli spagnoli, i portoricani, i morti di fame, voglio dire. La razza che ha più difficoltà nel guadagnarsi il pane qui in America va a finire sul ring. Mio padre mi aveva sentito dire che le strade d'America erano tutte lastricate d'oro. Ma quando è arrivato, ha scoperto che era lui che le doveva lastricare. Hai capito che scherzo? Sono tempi in cui non è facile essere italiani. Molti scelgono di prendere le distanze dalle proprie origini per integrarsi meglio nel paese che li ha accolti. Fece una circolare nei giornali italoamericani, chiedendo che se avevano ricordi, lettere, fotografie del tempo della loro emigrazione, io li avrei conservati nella casa italiana, come in un museo. Non ebbi nessuna risposta. Nessuno voleva ricordarsi di un tempo che era stato odioso per loro. Il ricordo è uno dei problemi dell'emigrazione. Chi è partito dolorosamente dalla povertà, anche con rancore evidentemente, perché se devi lasciare il tuo paese un po' di rancore ce l'hai, giustamente, comprensibilmente, ha voluto dimenticare. Quindi la scelta era di diventare di quel posto, quindi di integrarsi e di dimenticare il brutto, la fatica, il dolore che ti era costato partire e che avevi lasciato. È soltanto nel passaggio tra la seconda e la terza generazione che si riscopre il passato,
Ecco che quindi viene fuori anche l'orgoglio dell'italianità, che deve essere valorizzato e non dimenticato. Little Italy è ora una delle attrazioni turistiche di New York. Qui, in Mulberry Street, sorge l'Italian American Museum. I needed a way to reconnect myself. I needed to find out where I belong in this world and how I can connect. The museum helped me to do that. By understanding more of your background, you're more congruous as a human being. But everybody should do this, but especially Italians. Because to lose that beautiful heritage, that beautiful tradition, that beautiful humanity that we have would be terrible. We need to have a museum. We need to have a place that we can call our own. The first part of it, of course, is Banca Stabile, which is the old bank, which was the immigrant bank, which the immigrants used as a way station to go back and forth to Italy. They'd buy their tickets, their steamship tickets, right here at this counter, right behind me. And then they would go back to Italy and then they'd come back again. Dopo anni di sacrifici, difficilmente le famiglie degli emigrati pensano a tornare in patria. E anche la storia di Frank Capra, uno dei più grandi registi di Hollywood, arrivato negli Stati Uniti da Palermo all'età di 6 anni. Tutti credevano che dall'istante in cui un loro parente metteva piede in America, faceva immediatamente denaro a palate. E se si mandavano dei soldi a un parente, bisognava mandarne a tutti gli altri, a questo cugino, a quell'altro cugino, finché capimmo che ci conveniva mandare $100 tutti in una volta e farne venire in America il più possibile. Così potevamo depennarli dalla lista di quelli che aspettavano i soldi. E poi, una volta arrivati qui, sarebbero andati a lavorare. Così, a mandare i soldi alle loro famiglie, ci avrebbero pensato loro. Non sono solo i poveri ad emigrare. A lasciare l'Italia sono anche quelli che hanno problemi con la giustizia. Partivano da un'Italia ingiusta. Un'Italia che era stata matrigna per loro. Non vi è dubbio che moltissimi di questi personaggi abbiano effettivamente portato all'estero già uno spirito, diremo, brigantesco, uno spirito camorristico e mafioso che avevano già a un certo momento sperimentato, già coltivato anche in Italia. Italo-americani di prima o seconda generazione, Lucky Luciano, Al Capone e Frankie Yale danno il loro contributo alla creazione dello stereotipo dell'italiano mafioso. Nati in quattro il giorno di San Valentino, che è una festa americana. Siamo arrivati alle 1 e si trovavano nel garage. Siamo entrati con la mitra e l'abbiamo sterminata. In realtà le statistiche raccontano che solo un italiano su 10.000 avesse rapporti con la criminalità. Ve lo dico una volta per tutte, noi non tollereremo queste macchinette. Non permetteremo che questa frode organizzata prosperi nella città di New York. Tutti questi oggetti sono stati confiscati dal Dipartimento di Polizia di New York a ladri, gangster. E per i pochi immigrati italiani legati alla mafia ci sono quelli che la combattono. Fiorello LaGuardia, mitico sindaco di New York, o Joe Petrosino sono anch'esse figure leggendarie. Ma i mafiosi italiani colpiscono l'immaginazione e Hollywood contribuisce presto a crearne il mito. Hollywood non è comunque l'unica ad interessarsi agli italiani. In Brasile, nel 1999, va in onda la prima puntata di Terra Nostra, una telenovela i cui protagonisti sono italiani emigrati alla fine dell'Ottocento. È un successo clamoroso, con uno share che raggiunge picchi del 70%. Questa novella praticamente è stata la nostra vita. Se siamo incontrati in nave, se siamo perduti per 5 anni, dopo 5 anni se siamo ritrovati e se siamo sposati. In Brasile il porto d'approdo per gli immigrati è Santos. Essa ospedaria, então, foi construída em 1887 e recebeu até 1978, quando ela funcionou, mais de 2,5 milhões de pessoas de 70 países diferentes e também de todas as regiões do Brasil. Anche in Brasile, all'inizio, la situazione è molto difficile.
nell'89 avevano soppresso la schiavitù. Mancavano i negri e gli italiani, questi poveri emigranti, furono messi là a sostituire i negri e avevano là una specie di capataz, come lo chiamano, un capo col fucile che stava attento e se qualcuno avesse avuto la tentazione di fuggire, restava morto. Os imigrantes chegavam de navio em Santos, desembarcavam no Porto de Santos, que é uma cidade litorânea aqui do estado de São Paulo, subiam de trem até aqui a hospedaria. Dopo il filtro degli ispettori dell'immigrazione, gli immigranti italiani si spostano per lo più a San Paolo, la capitale economica del Brasile, dove oggi si contano più di 8 milioni di discendenti di italiani. Qui sorge l'Istituto Italo-Brasiliano, che custodisce la memoria della comunità italiana in Brasile. Qui è raccolta la storia della presenza italiana a San Paolo. In tutte queste raccolte di riviste, giornali e libri del tempo, dal 1890 in avanti, pensiamo di avere la maggiore raccolta dell'America Latina qui a San Paolo. C'era fame di notizie dell'Italia. La storia industriale italiana è molto legata alla storia industriale delle sue aziende qui in Brasile e sono tutte raccolte qui in questi libri rilegati, riviste e cose di questo genere. Alla fine dell'Ottocento il Sud America è un continente semi inesplorato. Molti stati offrono terra a chi sia disposto a coltivarla, ma in generale c'è comunque una grande richiesta di manodopera. Mi affissero nelle strade e negli edifici del Veneto e del Friuli degli cartelloni dove il governo argentino prometteva regalare la terra a questi coloni che venissero come agricoltori in queste terre nuove. La Boca è il quartiere di Buenos Aires dove vivevano gli italiani. I primi ad arrivare furono i marinai genovesi che dipinsero le loro case con i colori delle navi che vedevano passare nel porto. Ancora oggi i tifosi del Boca Junior, uno dei club più titolati del mondo, si fanno chiamare Xeneides, in onore di Zena, il nome con cui in dialetto definivano la loro amata Genova. Nel 1882 gli abitanti della Boca inviarono addirittura una lettera a re Umberto I di Savoia per informarlo di aver autoproclamato la Repubblica della Boca, un territorio indipendente dall'Argentina su cui sventolava la bandiera di Genova. Anche a Buenos Aires gli immigrati vengono sottoposti a controlli, per questo viene costruito l'albergo degli emigranti. 50 anni dopo il suo arrivo in Argentina, Eleonora torna a visitare questo posto dove rimase per oltre un anno a causa della malattia della madre. Quanti ricordi, come è cambiato tutto. Qui c'erano tutti i tavoloni. Tante volte penso se io ho perduto un anno della mia vita o l'ho guadagnato, perché ho appreso tante cose, perfino a parlare lo spagnolo, una delle cose. Dopo amare il tango. E l'Argentina è prosperità, mientras se matan allá todos los gringos. L'albergo degli emigranti inizialmente non svolge nessuna selezione sui nuovi arrivati. Rimasto in attività fino agli anni 50, il complesso è stato dichiarato nel 1990 monumento storico di interesse nazionale, diventando la sede definitiva del Museo dell'Immigrazione. Il museo opera in un contesto dinamico e contemporaneo. Quattro i temi attorno a cui si snodano i percorsi della memoria: il viaggio, l'arrivo, l'inserimento,
L'eredità. Per molti l'Argentina ha rappresentato il mito di una seconda Italia. Qui hanno trovato l'America. Arrivati come contadini, vi hanno conosciuto prosperità e benessere. Durante il ventennio fascista, l'emigrazione subisce un rallentamento. Chi espatria lo fa per fuggire alle persecuzioni. Lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale causa molti problemi alle comunità di immigrati. In molti casi gli italiani vengono perseguitati con il sospetto di essere nemici del paese che li ha ospitati. A Melbourne sono 4.727 gli italiani internati in un campo di concentramento. Tutte le verdure venivano coltivate dagli italiani e portate al mercato. Quando hanno preso tutti gli italiani, al mercato non c'è arrivato più niente. Allora l'hanno rimandati tutti a ricoltivare le loro terre. Non c'avevano tutta la verdura. Ma la Seconda Guerra Mondiale, con l'aprirsi del fronte europeo, offre a molti immigrati di seconda generazione la possibilità di ritrovare le proprie origini. Ecco come ricorda quel periodo il colonnello Charles Poletti, responsabile per gli alleati del governo della Sicilia, di Napoli e poi della Lombardia, nonché primo italo-americano a ricoprire la carica di governatore di New York. La gran parte degli americani non avevano mai visto l'Italia. Un buon risultato della guerra era di insegnare a questi americani d'origine italiana che l'Italia era un gran paese. Un paese che doveva suscitare orgoglio. Invece molti americani d'origine italiana avevano una certa vergogna che erano italiani. Perché uno, non conoscevano la storia dell'Italia, non conoscevano la lingua, non conoscevano la letteratura, l'arte, niente dell'Italia o la musica. E perciò si sentivano sempre a svantaggio. Durante la guerra questi americani hanno visto l'Italia, hanno visto Roma, hanno visto queste grandi città, hanno visto un popolo intelligente con iniziativa. Dopo la guerra molti italiani sono costretti nuovamente a partire. Il conflitto ha lasciato un'Europa da ricostruire. In molti salgono sui treni che li porteranno nei cantieri in Germania, Svizzera e in altri paesi del nord Europa. Dirà lo scrittore svizzero Max Frisch: volevamo braccia, sono arrivati uomini. Pentita, per me sono pentita che sono venuta, per me, personalmente. Ma per i ragazzi, se sì, sarà la fortuna di avere la sistemazione per loro, non mi importa. Ma che rimpiango la Calabria, sì. Perché lì era tutto chiaro. Quando pioveva, pioveva, ma quando c'era il sole, c'era il sole. Sono troppi. Per farne venire altri ne rimanderei molti a casa. L'italiano lo spende qui. Mandano tutto in Italia. Discutono molto e spendono molto poco. Li farei andare via tutti. Anche l'Italia riparte e ha bisogno di carbone. Nel 1946 Italia e Belgio firmano un protocollo in cui si impegnano a trasferire minatori in cambio di carbone. Speriamo che un giorno ci daranno lavoro in Italia se andiamo ultimamente a casa nostra. Le condizioni di lavoro sono durissime. Quello che fa il carbone, non so, può vivere 10, 15, 20 anni perché ha polvere e polvere di carbone, mentre la polvere questi che fanno le gallerie è polvere di terra. E questa terra si fa come un cemento armato sui polmoni. Se un minatore a carbone può vivere 15 anni, un bavattore non può vivere 10 perché si ammala subito. Non mancano le tragedie come quella della miniera belga di Marcinelle e nel cantiere svizzero sul Matmark.
Molti italiani continuano a scegliere la via del mare. Il Pier 21 di Halifax, in Canada, rappresenta l'equivalente di Ellis Island negli Stati Uniti ed è oggi un museo del ricordo. La maggior parte dei visitatori proviene da regioni lontane. Ci sono spesso figli e nipoti che hanno sentito questi racconti decine di volte. Ho arrivato qua l'11 d'aprile, Halifax. E quando è arrivato qua ho visto tutte le case coperte di neve. In Italia c'erano già le piante erano germogliate con i fiori e il frutto. E quando ho visto qua, mamma mia, dove mi hanno portato. Il museo di Halifax ricostruisce tutti i locali del molo, dall'ufficio doganale a quello dell'immigrazione, dalla sala bagagli a quella d'aspetto e all'infermeria. Per molti immigrati si trattava del primo viaggio della loro vita. Per la prima volta aprivano gli occhi sul mondo e venivano controllati ed interrogati. Ognuno di loro viaggiava con del cibo che però non poteva passare la dogana. Si racconta che il pavimento del Pier 21 fosse sempre lucido per colpa delle bottiglie d'olio che si rompevano nelle valigie degli italiani. Su una colonna il museo ha esposto le immagini delle tante navi transoceaniche di allora. Qui attraccavano la Vulcania, la Saturnia, la Cristoforo Colombo, l'Italia. Ma il viaggio per gli italiani non finiva qui ad Halifax. Ottenuto il visto, quasi tutti aspettavano un treno per andare a Montreal o Toronto. Siamo saliti sul treno e poi siamo stati lì 2 giorni per arrivare a Toronto, dove mi aspettava mio papà, e poi siamo andati a Niagara, dove siamo rimasti per 61 anni. Mi ha colpito vedere dei discendenti italiani, americani di terza generazione, dei trentenni, dei quarantenni, non delle persone, che sentendo sullo sfondo una musica, una canzone, si commuovevano dicendo: questa era la canzone che mi cantava mia nonna. Cento lire io te ne do, ma in America no, no, no. È un museo che tocca corde lontane, perché tocca le corde del ricordo, evidentemente. Tra le nuove destinazioni del secondo dopoguerra c'è anche l'Australia. Si torna così a Melbourne, dove l'identità italiana è ancora molto forte. E in alcune strade, tutt'oggi, non è difficile sentir parlare italiano. Mia cara Marina. L'ingresso è proprio qui con la partenza dall'Italia verso l'Australia, con una lettera di una madre alla figlia, abbastanza commovente, che gli dà delle informazioni, dice come ti, cosa devi fare quando sei da solo. Non è un museo statico in un certo senso, ma si è cercato di dare un po' un'immagine piuttosto moderna. Ancora oggi gli italiani oltre confine fanno crescere la nostra Italia con orgoglio e determinazione. Ho trovato delle fotografie che si assomigliano tanto a quelle che mi hanno fatto vedere i miei. Sento quel calore dei miei che sono partite per là 120 anni fa. Con per esempio i biglietti che i miei nonni hanno preso per andare in barco fino all'Argentina. E i racconti delle loro storie, come quei musei che ne raccolgono e ne custodiscono la memoria, servono a non farci dimenticare il valore dell'accoglienza.
vedere fisicamente i documenti, le fotografie, che cosa voleva dire emigrare allora, questo deve aiutare tutti noi a metterci nei panni di chi adesso arriva da noi. È un messaggio di ricordo storico, dovuto e doveroso, ed è un messaggio di tolleranza sulla situazione attuale contemporanea che ci troviamo a vivere. Gli italiani sono stati emigranti e quindi dobbiamo capire meglio, possiamo, vedendo questo museo, capire meglio che cosa vuol dire emigrare. Oggi, in un mondo che anno dopo anno diventa sempre più piccolo, sentirsi italiani significa un modo di vivere che va ben oltre i confini del nostro paese. In questa comunità globale, davvero un'altra Italia, c'è il futuro di un popolo che non smette mai di andare avanti.